Siamo al piazzo e abbiamo chiesto ai commercianti cosa ne pensano del quartiere. Scacchiorino, architetto, e chiediamo a lei anche cosa pensi del piazzo, del quartiere, che cosa si può fare per valorizzare questo bel posto. Il piazzo è certamente un luogo meraviglioso, denso di storia e fortemente legato e rappresenta molto bene una parte di Biella, quindi è sicuramente un luogo da valorizzare, è un luogo molto poco frequentato se pensiamo ai centri storici di tante città d'Italia, è sicuramente un luogo che ha bisogno di qualche cosa. Quale sia la ricetta non sono certamente io a doverlo dire e non la conosco. Certamente se accanto a quello che è il nostro piccolo studio di architettura ci fossero delle botteghe, ci fosse un falegname che lavora, un fotografo, uno stampatore di libri, sarebbe una meraviglia, si potrebbe fare sinergia, creare un prodotto territoriale, locale, che racconti di noi, di Biella e che possa far rivivere un luogo che si merita di essere vissuto. Siamo con Francesca Premoli di Relegato a Mano e chiediamo a lei che cosa ne pensi del piazzo e del quartiere. Io ho volontariamente scelto di tornare a vivere a Biella e di venire a lavorare qua al piazzo. Questo è un quartiere che amo. E diciamo che il mio ottimismo non si farà assolutamente smontare dall'inizio di ripresa di questa parte di Biella. Siamo con Roberta Varoli del Becro Atelier. Perché hai scelto il piazzo per il tuo atelier? Abbiamo scelto il piazzo proprio perché noi siamo un laboratorio artigianale. Essendo un laboratorio artigianale, noi avevamo bisogno di un posto che rispecchiasse un po' le nostre produzioni, quindi un posto di nicchia, un posto un po' più riservato che non rispetto magari a una via Italia o al centro. Ci piaceva l'idea perché il piazzo comunque ti dà sempre la sensazione di essere un po' a casa, un po' in famiglia. Noi siamo qua da poco, ma siamo state adottate praticamente dai commercianti in piazza, dai baristi, e quindi abbiamo già creato un bel gruppo e questo ci fa molto piacere. Al piazzo passa tanta gente? No, però è un luogo anche dove vengono delle persone un po' più che ricercano il prodotto artigianale, perché evidentemente il piazzo dà quella sensazione lì. Certo è che se si potesse fare qualche cosa per valorizzare il centro e il borgo, tanto meglio. Abbiamo delle vetrine anche di fronte al nostro negozio vuote, che sarebbe proprio il caso di bello riempire. Siamo con Gabriele Beggi del B&B del Piazzo e chiediamo a lui perché sei qua, perché hai scelto il piazzo e cosa pensi del quartiere in generale, come si può fare per renderlo più vivo. Sì, sicuramente il piazzo è stata la mia scelta per il fascino che ha questo quartiere. Noi biellesi non siamo abituati a valorizzarlo, nonostante i bei palazzi, la bella piazza che c'è. E per quanto riguarda la scelta, diciamo che è anche il fatto di uscire dalla Biella, anche se non è una città proprio caotica, al massimo comunque il fatto di andare quasi in un paesino separato dalla città in 2 minuti. Sicuramente si può valorizzare e dobbiamo secondo me essere noi tutti biellesi, diciamo, appunto a dargli valore, a essere anche solo presenti nei baretti che ci sono, nei ristoranti, e per quanto riguarda anche dalle piccole cose, il fatto di usare la funicolare, di trovare la bellezza appunto del panorama facendo quel piccolo tragitto, oppure anche solo il fatto di passarci durante il giorno sapendo che, come nessuno sa o quasi nessuno, durante il giorno non c'è il traffico limitato ma si può passare tranquillamente. Che cosa ne pensa del quartiere? Diciamo che io sono quasi 30 anni che sono qui, fra qualche mese, e devo dire che qua non ho mai avuto problemi, ho sempre lavorato, e che comunque è un bellissimo posto che soprattutto d'estate è molto più animato quando c'è un po' più di caldo. Però col fatto che ci sono delle scuole e c'è il passaggio delle macchine, dove la gente si può fermare, prendere sigarette, il caffè e andare, io credo che
non ci sia da lamentarsi. Però riusciamo, avendo un sacco di cose, avendo tabaccheria, bar, insomma, a tirare avanti. Per cui io non mi lamento, insomma, si riesce ad andare avanti. Chiaramente con tanto impegno. Pensa che si potrebbe fare di più per il piazzo? Ma io penso che in qualsiasi cosa si può fare di più. L'importante è fare le cose giuste, che comunque anziché dare un danno non diano profitto, secondo me. Perché hai scelto il piazzo per la tua attività e cosa ne pensi del quartiere e cosa si potrebbe fare per migliorarlo? Allora, abbiamo scelto il piazzo come attività perché per quanto ci riguarda, un borgo così caratteristico, antico, un borgo così bello, che bisogna dargli un po' di vita. Quando penso a Biella, il piazzo, mi viene in mente le poche volte che ho visitato Bergamo, il Bergamo Alto, che è un contesto molto ricco, no? Dove vedi i piccoli negozianti, i negozianti storici del posto, e tutti hanno la sua loro botteca o atelier su. Invece io il piazzo lo vedo, lo vorrei vedere da straniera in quella maniera lì, perché così è bello in ogni angolo che ti sporgi o vedi, cammini, c'è sempre un qualcosa di bello. Ci sono dei palazzi molto importanti, ci sono delle piccole botteghe, cioè vuote, che potrebbero, io me le immagino, una che visualizza tanto, no? Perciò me le immagino, cioè operative, no? Con, che ne so, la botteghina della frutta, delle cose molto importanti, le cose che servono, no? Per far rivivere, ecco, un contesto, un borgo storico così. In questa Biella dove abitiamo, che alla fine è molto ricca per tutti i suoi filati, per come si conosce all'estero, perché quando dici Biella all'estero, cioè, è nominata l'eccellenza della tessitura, perciò di creare, di far sì che il piazzo, cioè, non rimanga, è un posto dove le persone vengono, ah sì, andiamo su, facciamo un giretto, no, dove ci sia un qualcosa che rimanga nei cuori delle persone che arrivano. Avete anche in programma di costituire un'associazione tra i commercianti, giusto? Esatto, allora questi giorni ci siamo riuniti un po' i commercianti, insomma, che ci sono qua nel posto, e abbiamo parlato e stiamo un po' creando un'associazione, diciamo, per dare un po' di vita, no? Come si dice, nell'unione c'è la forza. Federica Pizzato, Diario di Biella.